C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magaze.it. Cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magaze.it. Da voce al cuore della Sicilia. www.magaze.it. Il quotidiano online dei Monti Sicani. È iniziata oggi ufficialmente la nuova stagione calcistica del Gemini, del nuovo tecnico Raimondo Filippazzo. Faccia serena e sorridente, tutte con la voglia di far bene iniziare l'anno nel migliore dei modi. Tanti volti nuovi, tra i quali quelli dei vari Ballacchino, Ceruso, Pullare e Riccobono, degli ex San Cataldese, Sardine e del Bomber Tabasso, entusiasti di sposare il progetto Sansone. Quelli del gran ritorno di Di Grigoli e Lo Bianco, orgoglioso quest'ultimo di essere approdato nuovamente a San Giovanni Gemini. I giocatori si sono ritrovati al comunale Nino Lobue dinanzi a tanti tifosi curiosi di vedere all'opera il nuovo Gemini. La seduta è iniziata alle 16.50 dopo che il neotecnico ha parlato a lungo con la squadra. Quest'ultimo, dopo il riscaldamento, ha effettuato un test per verificare le condizioni degli atleti, con esercizi basati sulla resistenza e sulla tenuta fisica. Questo lavoro servirà al mister per capire e verificare la vera condizione dei giocatori e preparare al top il Gemini che verrà. Oggi inizia ufficialmente la stagione calcistica 2010-2011 del San Giovanni Gemini. Presidente, come vede il nuovo Gemini taggato Filippazzo? Ma il nuovo Gemini scenderà oggi, quindi conosceremo un bel po' di ragazzi nuovi, perché diciamo dalla stagione scorsa ne sono rimasti soltanto due, escludendo i locali. Quindi è una cosa che dobbiamo vedere e verificare man mano che facciamo la preparazione e conoscerli bene. Il nuovo tecnico biancorosso Raimondo Filippazzo è una garanzia? Noi in base alle esperienze che abbiamo avuto la stagione scorsa abbiamo preferito incominciare principalmente dall'allenatore, perché è la base costruttiva di una squadra. Quindi lo conosciamo già da diverso tempo e ci fa piacere averlo qua con noi e speriamo che continui la tradizione che lo ha distinto. La società quest'estate ha lavorato molto per rafforzare la rosa, sono arrivati numerosi acquisti da Tabasso in avanti, da Sardina, Tommasello. Dove può arrivare questo Gemini? Allora, detto Tommasello ancora no, e c'è un punto interrogativo per problemi di allenamento e cose, quindi non sappiamo se lui ritorna. Gli altri nomi sono nomi che sinceramente ha fatto l'allenatore, perché già conosceva personalmente lui, quindi sa il valore tecnico del giocatore, quindi iniziando dall'allenatore lui già sa le basi di partenza di una squadra. Presidente, lei ha preso il timone di questa società quando il Gemini militava in prima categoria, questi sono stati degli anni deludenti a iniziare dall'anno scorso. Ecco, le volevo chiedere se questo può essere considerato l'anno del rilancio. Ma speriamo, perché l'anno scorso già eravamo partiti benissimo, poi strada facendo si sono perse alcune indicazioni, quindi non siamo più riusciti a creare il gruppo che si era creato prima. Speriamo che quest'anno riusciamo, cambiando alcune cose, a portare avanti il migliore demo della stagione. Siamo con il DS del San Giovanni Gemini, Militello Giovanni, con cui parleremo della rosa 2010-2011. Allora, iniziamo subito dal primo tassello del nuovo Gemini, il mister Raimondo Filippazzo. Niente, abbiamo fatto questa scelta quest'anno. Abbiamo puntato su un mister già conosciuto, ben conosciuto, che ha vinto dei campionati. Il suo curriculum parla da solo, quindi speriamo di fare bene. Ora sta a lui amalgamare con tutta questa rosa che abbiamo messo a disposizione e lavorare. Appunto, quest'anno la società ha lavorato molto per quanto riguarda il rafforzamento della rosa, sono arrivati tanti giocatori in difesa, il ritorno di Lo Bianco, ma anche l'acquisto di Riccobono e Sardina. Quest'anno la rosa l'abbiamo tutta cambiata, diciamo quasi tutta, ne sono rimasti pochi, non perché quelli che c'erano prima non erano validi, ma abbiamo fatto un cambiamento radicale visto i due anni trascorsi. Abbiamo preso i vari Sardina, gente tutta di categoria, gente che ha fatto l'interregionale, l'anno scorso era a San Cataldo, abbiamo perso un grosso bomber che è Tabasso, che tutti conoscono, abbiamo preso Ceruso, abbiamo preso Baldacchino che è un centrocampista di assoluto valore, poi abbiamo preso dei giovani validi, abbiamo preso il portiere Pollare che è un 92, abbiamo preso poi un ragazzo che viene da Bergamo che giocava in interregionale, si chiama Laimo.
Poi ci sono i nostri, ci sono i vari Castiglione, c'è Zaccone, c'è Muscarnera di nuovo, Cupane, dico è una rosa. Poi anche i ritorni dei paesani Lo Bianco e Di Grigoli. Lo Bianco, c'è Di Grigoli che è ritornato con noi e mi fa molto piacere che ritornano i ragazzi di San Giovanni. Ma arrivati a questo punto la rosa è già completa o si sta lavorando? Diciamo che al 95% è completa, ci manca l'ultimo tassello che speriamo di chiuderlo domani sera. Il grande sogno del Gemini si chiama Zerbo oppure sono solo voci? Per ora sono solo voci. Mister, ci racconti le primissime sensazioni qui a San Giovanni Gemini? Ma se devo parlare a livello di società e di tifo, devo dire che c'è molto entusiasmo, ho trovato molto entusiasmo, molta voglia di fare, però non mi serviva oggi per capire questo, già avevo capito il momento in cui il direttore e il presidente mi hanno chiamato per venire qua a vivere questa avventura, quindi poi devo dire ho parlato con i giocatori sono molto entusiasti, siamo qui per cercare di fare un buon lavoro, cercare di dare delle grosse soddisfazioni sia a questa società che ai tifosi di cui credono molto in questa squadra e speriamo che diciamo, sia un anno positivo. Ecco. Oggi inizia anche ufficialmente la preparazione, su che cosa lavorerà e soprattutto su che cosa si suddividerà il suo lavoro? Ma è chiaro che oggi è un inizio, è il primo giorno, però già partiamo subito alla grande perché intanto faremo dei test per vedere un po' i giocatori che tipo di condizione atletica hanno, poi partiamo come si fa al solito con delle distanze molto delle distanze lunghe per poi arrivare al 29 che è la prima partita di Coppa che ci tengo a dire, la Coppa noi non la snobbiamo, anzi la giocheremo come giocare una partita di campionato, quindi cerchiamo di arrivare al 29 nella migliore condizione possibile. Ecco. La società biancorossa ha lavorato molto per mettere a suo servizio una squadra competitiva, ecco, le volevo chiedere se è soddisfatto della rosa che ha a disposizione o se manca qualcosa e se sì in quale ruolo? Ma noi abbiamo un organico diciamo completo, ecco, è chiaro che stiamo avendo qualche problemino in qualche ruolo di alcuni giocatori che avevamo preso degli impegni con noi, invece ora per motivi di lavoro magari qualcuno salterà, però ancora io credo che mancano tre giocatori di cui due giovani e uno grande e poi la rosa mi posso ritenere soddisfatto per quello che ha fatto la società. Ecco. Mister, che cosa si sente di promettere ai nuovi tifosi dove può arrivare questo Gemini taggato Filippazzo? Ripeto, io prometto tantissimo lavoro, tanta serietà e il massimo impegno da parte mia e sicuramente da parte della squadra. Non ho mai messo dei limiti davanti a quello che può essere un campionato, come sarà quest'anno quello importante di promozione. Io 2 anni fa a Campobello avevamo una squadra giovane, molto giovane e abbiamo vinto il campionato, siamo andati in eccellenza con la Coppa. L'anno scorso a Cianciano un'altra squadra giovane e siamo arrivati ai playoff. Quest'anno una buona squadra, mi auguro di ripetere gli anni passati. Ecco, è chiaro che qui a Gemini si aspettano tantissimo perché c'è una vedo e noto una voglia da parte dei tifosi, è una soddisfazione, vedo tante cose positive, io mi auguro che assieme alla squadra e alla società di dare tantissime soddisfazioni a questi tifosi che effettivamente lo meritano. Ecco. Per fortuna dopo 7 anni ci sono state le condizioni ideali per tornare a San Giovanni. Un ambiente carico, tanto voglio fare bene e adesso ci aspetta un duro lavoro col mister e con i nuovi compagni. Ecco, in particolare volevo sapere appunto quali sono state queste condizioni e le principali ragioni del tuo ritorno qui a San Giovanni Gemini. Ma diciamo che sono stati molti anni in cui San Giovanni non è stato molto organizzato dal punto di vista societario. Quest'anno ho visto queste condizioni, cioè in primis la società, qua c'è una base solida con molte persone che vogliono bene al Gemini e questo a me basta. Poi dal punto di vista tecnico si sta allestendo una buona squadra, c'è un ottimo allenatore e questa è una cosa che mi fa estremamente piacere. Appunto già hai parlato, hai avuto modo di parlare con il nuovo mister, che cosa ti sembra Raimondo Filippazzo? No, le sue qualità cioè, dal punto di vista tecnico e umano sono indiscusse. Lavoreremo giorno per giorno, dalla prossima settimana mattina e pomeriggio fino al giorno 22 per amalgamare bene questo gruppo e
e mettere su un'ottima squadra. C'è molto entusiasmo qui a San Giovanni Gemini, l'ambiente è carico, i tifosi si aspettano tanto da voi giocatori quest'anno. Sì, San Giovanni Gemini è una grossa piazza a livello siciliano. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, noi venderemo cara la pelle per fare bene quest'anno. Diciamo che la squadra parte con delle belle ambizioni, cercheremo di fare un ottimo campionato. Qua vedo che c'è già un bel po' di pubblico anche agli allenamenti, quindi cercheremo di onorare questa maglia e rispettare le promesse. Cosa ti ha spinto ad accettare il progetto del presidente Sansone? Io ho avuto il piacere di conoscere il presidente un mesetto fa, ho parlato con il mister Filippaccio, che ho un ottimo rapporto con il mister, quindi l'ho già avuto a Campobello, siamo in ottimi rapporti e mi ha detto che qua c'è una gran bella situazione, si possono fare delle... Insomma, si può cercare di fare un buon progetto. E tutti sappiamo, quelli che giochiamo qua da un bel po', quella piazza che è San Giovanni, la gente, il calore, tutte queste cose, uno che sente il calcio come lo sento io, che come tipico argentino è una passione per noi giocare a calcio, dal primo momento che mi hanno detto che San Giovanni voleva fare una bella cosa quest'anno, poi per via dei amici tutto, si è fatto un bel gruppo, questo fare un bel spogliatoio vuol dire, cioè, fare un bel campionato. Oggi è il primo giorno di scuola, le prime sensazioni qui a San Giovanni Gemini legate all'ambiente, alla società, ma soprattutto alla gente e ai tifosi? No, niente, il primo giorno sempre serve per conoscere, per sapere. Io già un pochettino sapevo com'era questo ambiente, siamo motivati per fare un bel campionato. Che cosa si sente di promettere ai tifosi? Gol. È gol, giustamente il dovere dell'attaccante è fare gol, però la prima cosa è sacrificio, lavorare e poi il gol vedranno da soli.